Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale. In questo video vi farò vedere la mia attrezzatura che uso in motocicletta per fare campeggio. Voglio fare una premessa. Faccio campeggio da circa 20 anni, ma ho sempre utilizzato l'auto per fare campeggio. Da circa 2 anni utilizzo la motocicletta, per cui parecchia della mia attrezzatura ho dovuto modificarla per problemi appunto di ingombro. Iniziamo dalla cosa principale, la tenda. La tenda è l'unica cosa di cui non vi parlerò in quanto ho già fatto un video in merito, magari vi metto in descrizione qua su in alto il video in questione. Da oggi appunto ho utilizzato un materassino che andava bene per quando facevo campeggio in auto. Un paio di giorni fa ho acquistato questo nuovo materassino. Fattore molto importante per il materassino è il valore R. Il valore R è il valore che sta a indicare la capacità di un materassino di trattenere il calore e di non far passare il freddo dal sottosuolo a chi ci sta sopra. Questo qua è un materassino della Overmont, comprato su Amazon, lo metto in descrizione il link. È un materassino abbastanza economico perché l'ho comprato scontato 22 euro, però a quanto indicano dalla scheda tecnica ha un valore R di 5, per cui dovrebbe andare bene per una temperatura all'incirca di 0 gradi. È un materassino autogonfiante e vi faccio vedere come funziona. Seconda cosa molto importante sono i sacchi a pelo. Sacchi a pelo ne ho due, uno estivo e uno invernale, entrambi comprati da Decathlon della Forclaz, uno per una temperatura di comfort di 15 gradi, un altro di 0 gradi. Qui adesso vi mostro quello di 15 gradi. Come vedete è molto piccolo e inoltre viene fornito con questa sacca di compressione che è molto utile per chi ne fa un utilizzo motociclistico. Infatti, come potete vedere, tirando queste cinghie riduce di parecchio il volume. Ovviamente è quello 0 gradi un po' più grosso di questo. Un'altra cosa molto importante per chi bivacca fuori è il fornellino. Ecco qua il mio fornellino. Questo è un fornellino comprato anch'esso su Amazon, ma che trovate anche su AliExpress. L'ho preso su Amazon perché avevo urgenza di utilizzarlo. Questo è un ottimo fornellino perché intanto ha un'ottima base di appoggio, è molto stabile. In più c'ha il piezo elettrico, qui schiacciando questo. Quindi per chi non fuma come me e magari non si porta l'accendino appresso è veramente eccezionale. In più ha la possibilità di sganciare il bombolino ogni volta che non si utilizza, quindi per riporlo in maniera più adeguata dentro le valigie. Un'altra cosa assolutamente necessaria per chi cucina fuori è il paravento. Ecco qua, anche questo acquistato da Decathlon, costo di circa 10 euro se non ricordo male. È un paravento in alluminio molto leggero e serve appunto per riparare il fornellino dal vento, per far sì che consumi meno gas possibile. Un'altra cosa che mi porto spesso è questo coltellino multiuso, ce l'ho da non so, circa 18 anni circa, infatti è abbastanza consumato. Questo c'ha un coltello, c'ha due posate, un cucchiaio e una forchetta, una apribottiglia per il vino, anche se io non bevo vino, e un'altra apribottiglia per la birra. Andiamo alle pentole.
L'evento l'ho acquistato pure sempre da Decathlon in questa gavetta per due persone. Vi dico la verità, non ho ancora avuto la possibilità di provarla, sempre per il discorso della pandemia che in questi periodi ci sta tenendo chiusi in casa. Ma la mostro comunque. È fornita da una sottopentola in silicone, un padellino. Posate in plastica per due persone che comprendono cucchiaio, forchetta e coltello. Dopodiché abbiamo due bicchieri, due piatti in plastica e una padella con relativo coperchio, dove qua ci stanno dei fori per eventualmente scolare l'acqua della pasta. Anche questo appunto l'ho comprato da Decathlon a un costo di circa 30 euro. Di tutto quello che vi sto facendo vedere vi metto i link in descrizione. Un'altra cosa che porto spesso è una sedia. Attualmente fino ad oggi ho usato questa sedia di qua. Pure questa appunto è una sedia che utilizzavo quando facevo campeggio in auto, per cui non è proprio adatta per chi lo ha. Per chi fa campeggio in moto. È una classica sedia da regista, magari vi metto una fotografia qui. Verrà presto sostituita da un'altra tipologia di sedia che è messo in ordine su AliExpress. Vi metto anche di questa il link in descrizione, vi faccio vedere una fotografia qui. La differenza oltre al peso è sicuramente la capacità di ingombro, perché questa che vedete qua appunto ha la possibilità di poterla inserire dentro una delle valigie della moto, mentre invece questa qua sotto devo legarla insieme alla tenda o sul baletto o comunque all'esterno delle valigie. Bene ragazzi, questa è più o meno tutta l'attrezzatura che io mi porto. Sicuramente seguiranno aggiornamenti. Se il video vi è piaciuto o può esservi stato utile, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!